Gaio Cesare, decreto un mese di pubblico lutto per la mia amata sorella Drusilla, durante il quale tempo chiunque rida, si bagni, pranzi con i genitori o con gli amici o abbia contatti sessuali sarà condannato a morte. Tale è la volontà del Senato e del popolo di Roma. Il Senato, interprete del dolore del suo amato imperatore, decreta un anno di pubblico lutto per la scomparsa della sua adorata sorella Drusilla, durante il quale tempo chiunque rida, si bagni, pranzi con i genitori o con gli amici o abbia contatti sessuali sarà condannato a morte. Tale è la volontà del Senato e del popolo di Roma. Sembra che ci sia un complotto segreto. I complotti sono sempre segreti, se no non sono complotti ma piani. Questo mi sembra logico, no? Fin qui ci arriva anche il tuo mezzo cervello, vero Claudio? Ci arrivo a metà, Cesare. La situazione è diventata insostenibile. Ha profanato gli dèi, ha umiliato il Senato, ha offeso e smembrato l'esercito. Sì, il Senato non conta più niente, nessuno è più al sicuro. È un tiranno. Che possiamo fare? C'è solo una soluzione. Se Cesare dovesse morire... Potrebbe succedere. Sembra che ci sia un complotto segreto. I complotti sono sempre segreti, se non sono complotti, ma piani, questo è logico, no? Fin qui ci arriva anche il tuo mezzo cervello, vero Claudio? Ci arriva a metà, Cesare. La situazione non ci dà alternative. Va eliminato subito, altrimenti sarà troppo tardi. Sì, non vedo altra soluzione. È un tiranno. Ma quando? Subito domattina. E se dovesse accorgersi? Non deve succedere. Devi dormire. Credo che dovrò rassegnarmi a vivere in eterno. E ti rattrista. Sto perdendo i capelli. Che dici? Tu non vuoi mai accettare le cose come stanno, vero? Le cose? Sì, hai ragione. E tu? Non riesco più a dormire. Io ti amo. Devi dormire. Credo che dovrò rassegnarmi a non vivere in eterno. Io te lo auguro. Sto perdendo i capelli. Ma che dici? Tu non vuoi mai accettare le cose come stanno, vero? Le cose? Sì, hai ragione. E tu? Non mi resta altro che morire. Io ti amo. Prostituito le mogli e le figlie. Ha offeso i senatori e l'esercito. Per
questo il popolo lo ama. Longino, non ti stai divertendo? Datti da fare. Che cosa preferisci? Tutto e niente, Cesare. Non puoi averli entrambi per lo stesso prezzo. Vuole provocare. Sono me? È pazzo, non sa quello che fa. Quello che fa lo sa benissimo. Se gli diamo abbastanza corda, forse. Quello ci impicca tutti. Sempre a complottare voi due, prendetevi una pausa. Cherea, sento che hai un debole per i ragazzini. È vero? No, Cesare, per gli uomini. Per i miei soldati. Sono pronti? Sì, Cesare. Ah, perfetto. Longino, non ti stai divertendo? Datti da fare. Che cosa preferisci? Tutto e niente, Cesare. Non vuoi averli entrambi per lo stesso prezzo? Mi vuole provocare. Solo me? È pazzo, non sa quello che fa. Quello che fa lo sa benissimo. Prendiamo un rimedio presto. Quello ci impicca tutti. Sempre a complottare voi due. Prendetevi una pausa. Cherea, vedo che hai un debole per i ragazzini. È vero? No, Cesare, per gli uomini. Per i miei soldati. Sono pronti? Sì, Cesare. Perfetto.